Oggetto numero 9, autonomia differenziata e rischio aumento delle disparità sociali ed economiche, intendimenti della Giunta. Interrogo al consigliere Porzi, risponde la presidente De Sei. Prego consigliere Porzi per l'interrogazione. Grazie presidente. Ho deciso di trasformare una mozione, un atto sicuramente più completo e che ci avrebbe dato l'opportunità di fare un dibattito, almeno questo auspicavo, più partecipato e foriero anche di posizioni diverse su un tema così interessante e così importante per il nostro Paese. Io non parlo soltanto della nostra regione, ma è evidente che, avendola sintetizzata in una interrogazione, andrò, diciamo così, un po' a sintetizzare alcuni elementi, e per cui vorrei andare veloce su tutto ciò che rappresenta le premesse dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, che prevede appunto la possibilità di attribuire forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario, che nell'ambito delle materie nelle quali possono essere riconosciute queste forme ulteriori di autonomia sono suddivise in tutte le materie che il 117 terzo comma attribuisce alla competenza legislativa concorrente, con un ulteriore limitato numero di materie riservate allo stesso articolo 117 alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, quindi organizzazione della giustizia di pace, norme generali sull'istruzione, tutela dell'ambiente, ecosistema e dei beni culturali. L'attribuzione di queste forme rafforzate di autonomia deve essere stabilita con una legge rinforzata che dal punto di vista sostanziale è formulata sull'intesa di un accordo Stato-Regioni e che acquisisce il parere degli enti locali logicamente interessati nel rispetto dell'articolo 119. Dall'introduzione di queste disposizioni in Costituzione, che è avvenuta, come tutti sappiamo e come sentiamo spesso ripetere, nel 2001 con un governo di centrosinistra, il procedimento previsto non ha mai trovato una completa attuazione, e questo secondo me è già un primo punto di osservazione e di riflessione sul quale ci dovremmo concentrare. Nel corso della 17ª legislatura il Parlamento ha approvato alcune disposizioni di attuazione del 116. In particolare la legge di stabilità del 2014, contestualmente ad un'ulteriore revisione dei contenuti delle autonomie speciali, ha previsto un termine di 60 giorni entro il quale il Governo è tenuto ad attivarsi sulle iniziative delle regioni presentate al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro per gli Affari Regionali. Il termine decorre dalla data di ricevimento delle iniziative e l'obbligo di attivazione si traduce nel dar seguito all'impulso conseguente all'iniziativa regionale finalizzata all'intesa. Queste disposizioni, come sappiamo, si collocano quindi a monte del procedimento delineato del 116. Evidenziato che il tema del riconoscimento di forme di autonomia differenziata, appunto ai sensi del 116, si è posto al centro del nostro dibattito sul rapporto Stato-Regioni dopo l'esito del referendum sulla riforma costituzionale a seguito delle iniziative intraprese da tre regioni, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, che le prime due regioni hanno infatti svolto, quindi Veneto e Lombardia, il 22 ottobre del 17, con esito positivo, due referendum consultivi sull'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, e che la Regione Emilia-Romagna si è invece attivata su impulso del Presidente con l'approvazione da parte dell'Assemblea regionale nell'ottobre del 17 di una risoluzione per l'avvio del procedimento finalizzato alla sottoscrizione dell'intesa con il Governo. Sempre evidenziato che la sottoscrizione di un accordo preliminare per l'attribuzione di maggiori forme di autonomia si è regolarizzato il 28 febbraio del 2018 e che in particolare nel documento conclusivo di un lavoro della Commissione bicamerale si legge che il percorso autonomistico delineato dall'articolo 116 miri ad arricchire i contenuti e completare l'autonomia ordinaria nell'ambito del disegno del titolo quinto. Considerato inoltre che la valorizzazione dell'identità, delle vocazioni e delle potenzialità regionali determinano l'inserimento di elementi di dinamismo all'interno del sistema regionale e in prospettiva anche favoriscono la possibilità di una competizione virtuosa tra i territori,
che uno dei punti più delicati del dibattito riguarda il tema delle risorse finanziarie che devono accompagnare questo delicatissimo processo di rafforzamento dell'autonomia e che a riguardo nell'ambito dell'indagine conoscitiva è emersa come centrale l'esigenza del rispetto elaborato dalla giurisprudenza costituzionale della necessaria correlazione tra funzioni e risorse, richiamando una serie di situazioni. Io ne vorrei citare alcune, le testimonianze del cardinale Zuppi, del presidente della CEI, che appunto sull'autonomia differenziata dichiara: gli sviluppi del sistema delle autonomie non possono non tener conto dell'effettiva definizione dei livelli essenziali delle prestazioni relative ai diritti civili e sociali, che devono essere garantiti in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale. Siamo convinti infatti che il principio di sussidiarietà sia inseparabile da quello della solidarietà e che devono camminare assieme, altrimenti si crea un vuoto da colmare e difficilmente da poter riempire di contenuti e di risorse. Lo stesso Papa Francesco ci ricorda che la fraternità universale e l'amicizia sociale all'interno di ogni società sono due poli inseparabili e coessenziali. Separarli conduce a una deformazione e una polarizzazione dannosa. Ecco, da sempre ci sta a cuore il benessere di ogni persona, della sua comunità, dell'intero paese, mentre preoccupa molto qualsiasi tentativo di accentuare quegli squilibri esistenti tra territori, aree metropolitane interne, tra centri e periferie. E qui noi, anche pur essendo in una piccolissima regione, queste differenze le percepiamo e le constatiamo quotidianamente. Ecco, in questo senso il progetto di legge con cui vengono precisate le condizioni per l'attivazione dell'autonomia differenziata previste dal 116 rischia di minare le basi di quel vincolo di solidarietà tra le diverse regioni che è presidio e principio di unità della Repubblica. Gli sviluppi del sistema delle autonomie, la cui costruzione con Luigi Sturzo nel secolo scorso è stata uno dei principi su cui veramente i cattolici hanno dato un grande contributo, non possono non tener conto dell'effettiva definizione dei livelli essenziali delle prestazioni relative ai diritti civili e sociali, che devono essere garantiti in maniera uniforme e sul territorio nazionale. Quindi la domanda che voglio porre alla Giunta è: se trattenere la gran parte del gettito fiscale si traduce automaticamente in una maggiore efficienza, tanto più in una regione piccola come l'Umbria, non autosufficiente dal punto di vista economico e con una popolazione montaziana, se è corretto che l'autonomia differenziata comporti necessariamente una sottrazione di ingenti risorse alla collettività nazionale e la disarticolazione di servizi e infrastrutture logistiche come i trasporti, la distribuzione dell'energia, la sanità o l'istruzione, altro tema su cui mi sembra di aver sentito qualche voce diciamo autorevole di partiti della vostra maggioranza già esprimere delle linee di indirizzo su questo segmento. Se la Giunta sostiene la sottrazione del gettito fiscale alla redistribuzione su tutti i territori che violerebbero per il principio di solidarietà economica e sociale contenuto in Costituzione, andando ad aumentare le disuguaglianze tra nord e sud, con un conseguente crollo sociale ed economico dei territori più svantaggiati, come io credo in questo momento sia anche la nostra regione per le questioni demografiche che poc'anzi ho citato. Grazie. Allora, grazie consigliere Porzi, do la parola alla presidente De Sei per la risposta. Grazie. Allora, probabilmente siamo entrati giustamente in un clima di campagna elettorale, visto anche, no, le iniziative di piazza sulla raccolta firme per bloccare questo iter, però sono stata molto attenta nella diciamo lettura di tutto l'iter che la consigliera Porzi ha voluto esporre, partendo naturalmente dalla nostra Costituzione, e tutto il percorso che ha portato alla legge odierna. Però io credo che è necessario fare un po' di chiarezza. Le omissioni non devono essere omissioni
di comodo, ma bisogna che parliamo di tutto, perché non ho sentito parlare di LEP, non ho sentito parlare di nulla da questo punto di vista. Quindi io direi che è bene invece ripercorrere un iter che ci porta allo stato attuale ad oggi e che poi potremo anche analizzare relativamente alla nostra regione. Dunque, l'Assemblea Costituente della Repubblica Italiana scelse già dalla stesura della Costituzione di articolare l'architettura della stessa su basi di autonomia, riservando a questa uno dei principi fondamentali espressi nell'articolo 5, e questo credo che sia patrimonio di tutti. La differenziazione su base regionale è quindi un valore fondante dell'Italia e grazie per questo ai padri costituenti, essendo noi qui a rappresentarli proprio nel ruolo che svolgiamo. E deve essere inteso come uno spazio di autodeterminazione nella contestuale affermazione dell'unità della Repubblica. E questi sono cardini intoccabili. Esercizio della differenziazione e responsabilità della cooperazione sono due facce della medesima nozione di autonomia e di unità nazionale. L'articolo 116, terzo comma della Costituzione, prevede la possibilità di attribuire forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario, fermo restando il fatto che quelle di cui già godono delle regioni a statuto speciale, che francamente ne traggono vantaggio per opinione comune, spesse volte noi siamo costretti a dire quelle regioni fanno diversamente da noi e quelle perché sono regioni a statuto speciale. Credo di dire una cosa che sia anche questa condivisibile. Devo ricordare però alla consigliera Porzi, a chi manifesta in piazza sotto le bandiere della sinistra, che il governo del PD Gentiloni nel febbraio 2018 iniziò il percorso dell'autonomia differenziata, sottoscrivendo accordi preliminari con Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, tanto che con DGR di aprile 2018, governo Marini e consigliera Porzi, lei era presidente dell'Assemblea Legislativa, e parere positivo del CAL, l'Umbria avviò il processo di autonomia. Ma tutti questi problemi che solleviamo oggi non ve li eravate posti. Quando uno avvia il processo significa che è convinto che per la regione Umbria del 2018, e che credo fosse all'epoca in condizioni diverse dall'Umbria del 2024, questi problemi credo che l'avete superati dicendo che era conveniente per la regione Umbria fare la richiesta di autonomia. Percorso questo che sfociò il 26 luglio del 2018 addirittura con un incontro congiunto Umbria-Marche con il ministro Stefani per la successiva sottoscrizione di una preintesa sulle materie da delegare. Oggi la stessa coalizione si straccia le vesti evidentemente a fini, io penso, solo propagandistici, perché se no dobbiamo dire che all'epoca quando ha chiesto l'autonomia non ha fatto nessun approfondimento e lo faceva semplicemente perché l'autonomia veniva portata avanti da un governo dello stesso segno politico. Nel cosiddetto DDL Calderoli la prima preoccupazione è, ed è sentimento condiviso da tutte le regioni, individuare i cosiddetti LEP. 223 sono dopo un rigoroso lavoro che rappresentano il livello essenziale delle prestazioni che finalmente deve essere assicurato a tutte le regioni, a tutti e a tutte, visto che a volte si utilizzano il doppio termine. Si veda a questo proposito il rapporto finale del Comitato per la determinazione del livello essenziale delle prestazioni del 10 gennaio 2024. L'individuazione dei livelli essenziali di prestazione si pone a garanzia del principio di uguaglianza, rappresentando il parametro delle prestazioni minime finalmente fissate per tutti e suscettibile di variazione solo in senso di prestazioni superiori. Il che significa che secondo questa legge a tutti devono essere garantiti i livelli essenziali di prestazioni, poi se sei più bravo di altri ne puoi anche garantire di livelli superiori, e quella è
l'obiettivo a cui dobbiamo tendere. Le regioni, con proprie risorse e azioni, possono infatti solo migliorare i livelli essenziali di prestazione. Qualora dai LEP dovessero arrivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si può procedere al trasferimento delle funzioni alle regioni solo successivamente agli stanziamenti. Quindi ci vogliono le coperture economiche. Quindi, prima il rispetto dei LEP, finalmente dico io, poi l'eventuale ipotesi di miglioramento regionale dei LEP, poi lo stanziamento regionale e solo infine la richiesta di trasferimento delle funzioni. Questo è l'iter serio che dobbiamo seguire necessariamente. Il finanziamento dell'autonomia differenziata dovrà essere inserito in una generale riforma della finanza delle regioni a statuto ordinario, che oggi lato Umbria vede un versamento come contributo straordinario alla finanza pubblica 2024, di cui si è parlato a proposito dei comuni, ma in realtà questo esiste da sempre, tranne una sospensione che c'è stata, non vedo perché bisogna fare tutti questi allarmi, purtroppo esiste. E per noi nel 24 somma ben 16 milioni di euro, 7 milioni in più del passato, a causa di operazioni purtroppo che sono state portate avanti e che oggi pesano terribilmente sul debito pubblico. E questa è un'altra cosa che ormai credo debba essere patrimonio di tutti. La base bilancistica dell'autonomia differenziata è il residuo fiscale, concetto che io capisco che quando si va in giro a fare propaganda dicendo che salta tutto e quindi le regioni povere continueranno a essere sempre più povere e quelle che si barcamenano diventeranno più povere. Però queste sono questioni che per serietà, visto il ruolo che noi svolgiamo, dobbiamo cercare di comunicare anche a quelle persone che non hanno le competenze per capire quali sono tutti gli iter legislativi e qual è la sostanza. Quindi la base logistica è il residuo fiscale, una stima di delta, che significa questo, tra gettito fiscale e spesa pubblica complessiva territoriale. A partire dal sistema dei conti pubblici territoriali è stata elaborata un'analisi anche per l'Umbria sul residuo fiscale, che risulta per la nostra regione positivo di 485 milioni di euro medi per gli ultimi 4 anni presi in esame. Io posso assicurare a tutti, a quest'Aula, che non consentirei mai una riforma che in qualche modo possa danneggiare la regione che rappresento. E così non è. Non consentirei mai che la solidarietà nazionale cessasse a danno dei LEP, che anzi invece dico ben vengano, perché finalmente in questo paese possono esserci, che fino adesso non erano codificati e riconosciuti. Non chiederei mai autonomia senza poter migliorare per quelle materie che andrei a chiedere il livello proprio delle livelli essenziali delle prestazioni, come previsto per legge. L'Umbria, e veniamo a noi, grazie al lavoro fatto in questi 5 anni da questo governo regionale, è molto più forte del passato, è molto più forte del 2018, quando la regione Umbria ha chiesto l'autonomia. Basta vedere il nostro bilancio, 24 milioni di passività pregresse accumulate al trasporto pubblico locale le abbiamo saldate, erano imputabili a gestioni precedenti, 25 milioni l'anno di sbilancio sempre del TPL create nella passata gestione e oggi finanziate anno dopo anno, incremento del contributo alla finanza pubblica lo abbiamo finanziato. Accantonate le somme utili a pagare i contenziosi con le province che sono stati creati in passato, non erano stati mai risolti, che oggi abbiamo risolto. Debito regionale sceso in 5 anni di ben 84 milioni di euro. Rendiconto con saldi costantemente migliorati anno dopo anno. Rating intrinseco del bilancio regionale migliore di quello nazionale, pari ad A+. Tutto senza nessun aumento, e questo dobbiamo ribadirlo, della pressione fiscale in capo alla regione negli ultimi 5 anni.
L'Umbria oggi è pronta alle sfide del futuro, quindi io direi meno propaganda elettorale, più serietà nell'affrontare le questioni, perché noi le affrontiamo con un approccio molto concreto e pragmatico. La scelta di optare per l'autonomia differenziata e per la scelta delle materie verrà condivisa all'esito di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, coperture e naturalmente con la consapevolezza di essere capaci di utilizzare questa possibilità per migliorare e superare i livelli essenziali delle prestazioni dei nostri cittadini. Questo io posso dirlo con assoluta chiarezza e quindi, come tutte le cose, ci vuole serietà e lavoro, perché a volte questa propaganda che nell'immediatezza può procurare consensi, perché se alla gente non spieghi queste cose che ho spiegato oggi, essenziali, è logico che non può comprendere quale sia la portata se la vediamo tutta in negativo. Sicuramente l'autonomia differenziata è una sfida per chi assumerà responsabilità di governo, perché bisogna essere capaci, bisogna lavorare e bisogna invertire un criterio che non è quello dell'assistenzialismo, ma è quello dell'autodeterminazione e della possibilità di erogare prestazioni migliori. Grazie. Grazie Presidente, prego consigliere Porzi per la replica. Allora, io ringrazio la Presidente, ma respingo al mittente gli attacchi della propaganda elettorale. Lo sai che non mi si addicono questi toni, ma questo tema dell'autonomia era un tema che io ritenevo giusto fosse portato all'interno dell'Aula. E ripeto, avevo presentato inizialmente una mozione perché credevo che il dibattito fosse giusto. Ho sorvolato sui passaggi che sono stati anche di mia competenza, perché nel tavolo della conferenza io l'ho vissuto dal 16 al 19 quel periodo, e con grande preoccupazione ho accompagnato i lavori anche dell'allora giunta nel muovere quel tiepido tentativo verso una proposta dell'intesa che lei ha ricordato, Presidente, che però non ha detto si articolava su tre materie delle 23. Ci sono regioni come la Lombardia e il Veneto che hanno chiesto 23, e l'Emilia Romagna pure mi pare tante, 23 materie su 23. Per l'amor di Dio, l'autonomia lo consente, è una valorizzazione delle nostre specificità, la legge l'abbiamo fatta noi, tutto giusto, ma io credo che il dibattito serio, come lo ha fatto lei, portandoci il cronoprogramma di quelle che potrebbero essere gli step per arrivare alla definizione di una proposta, siano di interesse degli Umbri. Averlo sollecitato come membro dell'opposizione non è lesa maestà e non è propaganda, perché io non ho detto che avete avanzato un'ipotesi che sto controbattendo. Io ho chiesto qual è la vostra ipotesi, e siccome questo è l'ultimo consiglio nel quale c'è la possibilità di parlare prima veramente di entrare nel ring della campagna elettorale, io voglio mantenere i toni che mi hanno sempre contraddistinto, sia quando ero sulla finestra ad ascoltare il vostro leader di partito che con fare forcaiolo chiedeva delle cose, sia quando sono stata dalla parte di chi governava e di chi ha fatto opposizione. Rivendico questa mia correttezza anche nel fare una domanda. Ho chiesto: qual è la vostra intenzione? Allora, sono soddisfatta della risposta che mi ha dato, ma non posso non essere preoccupata se gli esponenti del suo partito, Presidente, nella figura del Presidente Zaia, invitano il Presidente della Puglia a fare un gemellaggio quando si parla d'autonomia, perché non stiamo condividendo un sentiment culturale, una festa patronale, cioè parliamo di altro. Sono motivazioni molto serie quelle che stanno alla base, e se non ci siamo riusciti a fare questo percorso ci sarà una motivazione, una preoccupazione. Le preoccupazioni dei suoi colleghi di Calabria e Basilicata sono preoccupazioni che leggiamo sui giornali quotidianamente, che stanno in qualche maniera, mi permetto di dire con un po' di faziosità, incrinando la maggioranza di governo, è perché non sono cose che si risolvono con questa faciloneria con cui qualcuno vuole correre. Poi queste
discrasie ci sono anche in altri partiti, perché chi... E che qui non voglio aprire una parentesi, che non è il caso di aprire in questa tempo, voglio invece dire, tempo, sì, consigliere. Certo, tutti hanno sforato però, consigliere Presidente Pace, che glielo ricordavo solo, che ogni euro rimasto al nord ne toglie 3,5 al sud, ogni euro che rimane al nord ne toglie 3,5 al sud, è un dato propagandistico? Non lo so, io vorrei tanta attenzione, e nel giudicare quello che è stato fatto dico che la Regione Umbria nel passato, avendo chiesto l'autonomia con Marche e Toscana in un protocollo che lei ricordava con il Presidente Gentiloni, su cultura, su sanità, se non ricordo male, non mi ricordo la terza materia, ecco, è un fatto che oggi viene rimesso in discussione dagli eventi. Sulla sanità abbiamo constatato le grandi difficoltà del nostro regionalismo e le grandi disuguaglianze dei cittadini italiani rispetto al fatto di essere nati al nord o al sud, anche solo rispetto all'aspettativa di vita. Quindi io dico, legge fatta da un governo tanti anni fa, benissimo, siamo tutti d'accordo sulla valorizzazione delle nostre specificità, benissimo. I LEP non si toccano, per noi sono una regola, un must da quale non si esce, benissimo, nessuna propaganda, affrontiamo con serietà un tema che avrà conseguenze molto serie, non per chi vincerà le prossime elezioni, ma per gli umbri. E questo è quello che deve contraddistinguere il nostro agire fino all'ultimo giorno. Grazie.